Radio Radicale, siamo con Osvaldo Napoli, di Azione, per parlare del risultato delle elezioni europee. Allora, si è detto tanto del mancato raggiungimento del quorum, sia da parte vostra che da parte di Renzi e di Stati Uniti d'Europa. Cosa si sente di dire oggi sulle ceneri di quello che è accaduto? Beh, certamente noi ci aspettavamo un risultato diverso, sicuramente sopra il 4%. Anche se poi Azione, diciamo, era data meno accreditata, però ha ottenuto un risultato, cioè un risultato che molti si aspettavano più basso. Esatto, cioè voglio dire, è ovvio che noi ci aspettavamo però un risultato più alto rispetto a quello che è avvenuto, però un risultato rispetto ai sondaggi che alcuni davano, non tutti, ma che alcuni davano superiore alle aspettative. Però è innegabile che è stata una delusione, perché dobbiamo dirle, perché eravamo convinti che il 4% si sarebbe fatto. Io non entro in merito in casa degli altri per quanto riguarda Renzi o così via, ecco, e sono due cose completamente No, no, diverse. ma Il problema è un vuole dire altro. qualcosa su quello che ha detto Renzi dopo il voto? Beh, cioè, dopo il voto, cioè, le proposte politiche dopo il voto a caldo, a mio giudizio, valgono poco. Ok. Cioè, il problema vero è che c'è necessità, a mio giudizio, di una linea politica chiara. Lo dico anche per quanto riguarda Azione. Cioè, Calenda ieri è stato in una riunione che ha fatto estremamente chiaro, nel senso di dire che noi dobbiamo dare da adesso in poi, non possiamo più pensare a dire guardiamo il bravo e votiamo quello che oggi, quello che credo sia necessario, dobbiamo trasmettere alla gente qual è la linea, cioè la linea cosa significa? Stiamo più sul centro-destra o stiamo più sul centro-sinistra? Cioè questa è la linea che noi dobbiamo dare. E oggi la gente forse non ha capito che noi privilegiamo la qualità delle persone rispetto all'appartenenza politica. Questo non ha pagato. Le volevo chiedere se è stato giusto impostare la campagna elettorale, diciamo, così come è stato fatto, insomma, dai due partiti centristi che, insomma, hanno cercato di intervenire sui temi, mentre in realtà poi, magari dicendo qualche parolaccia, si sono raccolti più voti. Beh, e questa è la situazione politica italiana, cioè la tristezza, cioè se noi pensiamo che, con tutto il rispetto, cioè la democrazia me lo insegna, ma che Vannacci prenda 500.000 voti o che la Salis ne prende 170.000 e così via, è certamente un punto interrogativo che, cioè la politica portata all'estremo e non sui contenuti alla fine paga. Fortunati per loro, ecco, cioè, no. Il problema però secondo me, ripeto, è che, parliamoci chiaro, se al di là delle divergenze, detto adesso col senso del poi, al di là delle divergenze, se i due partiti, cioè diciamo così, fossero rimasti insieme, al di là delle colpe di chi, di come, io non entro in merito, sicuramente il centro saremmo stati noi. Il terzo polo avrebbe raggiunto, a mio giudizio, minimo il 10%, il 10-12%, e Forza Italia non avrebbe raggiunto, a mio giudizio, quella percentuale che ha raggiunto. Forza Italia oggi appare nell'elettorato della gente comune come il partito moderato all'interno di una coalizione, che è ben diverso da essere moderati male. No, Forza Italia dice io sono all'interno del centrodestra e sono la parte moderata, perché Salvini da una parte, la Meloni dall'altra, teoricamente rappresentano la destra. Forza Italia rappresenta il moderato. Quindi avremmo dovuto essere, no, cioè, se fossimo riusciti sulla base dei programmi, sulla base del convivere normale, non di quello che è avvenuto, e ripeto, non entro in merito, io sono convinto Certo. che avremmo preso il 10-12%. Certo, secondo lei ci sono stati voti che sono andati al terzo polo, alle politiche, che poi sono andati a Fratelli d'Italia? Beh, però non credo molti, questo non credo molti, non credo che questo, a mio giudizio, Fratelli d'Italia, al di là che ha perso 700.000 voti, Fratelli d'Italia, non è che li ha guadagnati, però Fratelli d'Italia ha tenuto con Grazie all'astensionismo. bravissimo, grazie all'astensionismo e qualcosetta dalla Lega. Certo. Teniamo presente che sono andati a votare nemmeno il 50%, quindi chi vince domani mattina
elezioni politiche, chi vincerebbe in queste condizioni rappresenta il 15% dell'elettorato nazionale. Lei ha capito il successo della Schlein? Beh, la Schlein si sta confermando come sinistra vera. Quindi, a mio giudizio, e ripeto sotto l'aspetto personale, cioè si sta schierando apertamente a sinistra e sta recuperando quei voti di sinistra che non andavano a votare. Sì. Ci sono due sinistre, quella della Schlein e quella di Bonelli. Di Bonelli. Diciamo perché sono cresciute tutte e due tanto? Perché l'elettorato di sinistra è ritornato a votare. L'elettorato moderato, cioè quella parte che non va a votare del 50%, quasi tutto è elettorato moderato, che bisogna andarlo a riconquistare. Quindi lei non pensa che gli elettori del Movimento 5 Stelle sono andati a Sinistra Italiana, Verdi e PD? Non ci sono dubbi. Il Movimento 5 Stelle ha perso e i voti sono andati lì, sono andati al PD e a Fratoianni e a Bonelli. Quindi l'aumento dell'astensionismo ritiene che sia voto moderato? Non ci sono dubbi, io per quanto la mia analisi personale. Vabbè, no, è rispettabilissima, ci mancherebbe altro. Io non ci avevo effettivamente pensato, mi ci sta facendo riflettere lei. Grazie come sempre a Osvaldo Napoli di Azione.